Invece Paola Fini, che significa che c'è un premio intitolato Ariane Gelademano? Significa che quando inizio a studiare ci sono dei master, questi generato inarrivabile, soltanto non di sono molto contenta, veramente onoratissima, perché è stato un personaggio molto sospetto, mi ha spogliata di tante piccole zone di comfort che mi sono dietro, quindi mi ha dato proprio tanto di quello che sono. Lei non ha soltanto il ruolo di direttrice, anche sceneggiatrice di questo film. Di produttrice. Sceneggiatrice. Allora, perché questa storia? Perché poi da sceneggiatrice si ritaglia il ruolo di Fidel? Credo Perché che proprio sia stato Fidel? perché Fidel è la cosa più lontana da me, esattamente come Guerra, quindi direi che siamo cresciuti insieme, sono 9 anni, una cosa un'altra, quindi Fidel credo fosse la mia serenità che mi portava in giro, comunque avessi tentato di mascherarmi come Sara, tutte le storie che per un'attrice emergente senza famiglia o backstory, questa serata mi tornava indietro evidentemente. Cosa le interessa? Perché questa storia? Cosa c'è in questa storia in cui dedicarci così tanto per tanti giorni? Perché quello che noi cerchiamo, noi donne, le giovani donne, da un lato desiderano indipendenza e affermazione, dall'altro lato siamo nati, nasciamo capienti in questo senso. E quello che capitava all'epoca non è diverso da quello che capita adesso. E per me era molto importante raccontare che si può trovare una pienezza interna, una libertà identitaria, a prescindere dal luogo in cui stai, dalle condizioni sociali. È molto importante centrarsi internamente. Fidel ci è riuscita ed era la condizione peggiore di partenza. Alter ego Fidel, che ha prodotto le storie, che storie vuole Assolutamente. prodotto Il mio intento produttivo è sempre quello di entrare in una dinamica di cross-production internazionale, quindi qualcosa che parte dall'indigeno per portare un messaggio anche fuori. Credo sempre che dal particolare si possa raggiungere messaggi molto più. E quindi sì, sto già lavorando con altri due progetti. sempre come attrice o come Come produttrice, però ci sono delle occasioni molto belle anche dall'altro punto di e vista. perché questo film hai voluto una regia? Cioè, visto che hai detto che loro hanno, io apprezzo, ho visto una scheda che l'ha montato anche dicendo da Roma. Sì, mi ricordo Francesco. Sì, è un ragazzo molto. Io non ho lavorato con Francesco in comunità. Ecco, ma perché non è un po' anche di vincere? Anche se mi sembra un bellissimo lavoro. No, perché mi sono stato veramente No, ma io non so, no, questo, vabbè, questa è la domanda, questa è la risposta facile. Perché, no, ma perché affidare una creatura che è tutta così tua a un'altra donna? Mettiamo una cosa tragica. La tua donna stessa, e poi questa donna, come è scelta da questa donna? O che caratteristiche dovrebbe avere questa? Marisa ha una cazzimma particolarissima, è l'unica cazzimma, cioè ha una forza sua portoghese, ha una sua forza. Ok, penso che sia una cosa che funzionava. Ha una sua forza, anche allora, una determinazione. Sì, ha una determinazione, una forza, Io sono lui che non parola incomprensibile. Dico perché ci hanno interpretato di esame. Si faceva il suo Ha una sua forza, una sua dignità, insomma, mi ha sempre tenuto testa. Ha un suo significato senso materico, viene da tutto un suo concetto artistico che per me era azzeccatissimo, quindi 5 elementi, questo desiderio di toccare tutto, di sentire tutto. È stato un viaggio bellissimo,
c'è stato un colpo di fulmine dalla carta triste, è stato il suo saggio di diploma al centro sperimentale, e io ho visto in questo cortometraggio l'atmosfera che ha voluto.